principale battuta. Io ho ascoltato con attenzione quella che è la sua, insomma, introduzione, l'ha cominciato a pensare a valutare, e di per sé un atto, come diceva anche il collega Puccio, un atto che tecnicamente può essere ben visto da tutti coloro che mirano a un interesse generale, non essendoci un problema particolare, ma ben pensato però da lei, come insomma premessa, un passaggio sulla nota della provincia, dove praticamente dà ragione a quelli che dicevano che l'atto che stavate approvando il Consiglio Comunale il 31 maggio era un atto incompleto e che quindi sarebbe stato rimandato indietro. Fatto sta che la provincia, nel mese di gennaio di quest'anno, scrive una nota comune di Catoni e dice: guardate che l'atto che mi avete inviato è un atto incompleto in varie parti, è un atto che non è, non può essere considerato, come giustamente diceva Puccio, un atto di portata storica e che ha bisogno di essere completato e rivisitato. Quindi io mi aspettavo comunque che permetta un passaggio, insomma, è giusto che quando le cose accadono, insomma, si dicano anche con molta sincerità e onestà che in realtà questa opposizione non diceva ragionate, ma in realtà diceva cose vere, quando il Consiglio Comunale diceva non possiamo pensare di approvare quest'altro perché di questo è un altro problema. Quindi vorrei, e le chiedo, insomma, di darci delucidazioni, visto che comunque se questa cosa della provincia è fatta di una coscienza, si dice una cosa che dice un'altra, perché non deve determinare l'ultimo che può darci qualche spiegazione che venga a questa nota. Allora, attenzione.